Buonasera a tutti e bentornati a questo nostro incontro del laboratorio di scrittura. Questo è l'ultimo incontro per la sezione dei racconti. Poi ci sarà giovedì 27 gennaio, invece sempre alle 17:30, l'ultimo incontro per la sezione della scrittura di soggetti per serie TV e per film. Oggi sarà con noi Giuseppe Lupo, che è docente in Università Cattolica e scrittore, e lui ci condurrà un po' alla scoperta di proprio cosa significa cercare i personaggi nelle storie, perché lui proprio ha detto: quando devo raccontare una storia cerco i personaggi e sono loro che mi portano alla storia. Quindi lasciamoci accompagnare dalle sue parole. Come sempre vi chiediamo, se ve la sentite, di apparire con il vostro volto, così insomma si crea un po' di più la relazione. E alla fine, come sempre, vi chiediamo se volete intervenire, porre delle domande o in chat o alzando la mano. Grazie a tutti e Giuseppe, a te la parola. Va bene, allora, buonasera a tutti. Io vi parlo dall'università, non so se vi vedete, ma c'è una luce, insomma, la mia lampada. Innanzitutto ringrazio Educat, ringrazio la Fondazione Tonioro, l'Istituto Tonioro per avermi invitato a parlare. Dico subito questo: intervenite tranquillamente senza farvi nessun problema. Allora, il tema dei personaggi. Vi voglio leggere una frase di William Faulkner. William Faulkner non è uno scrittore molto noto, però è uno scrittore forse tra i più bravi, tra i più importanti diciamo, del Novecento americano. Premio Nobel nel 1954, quindi un signor scrittore. E per quanto mi riguarda è un maestro. Cosa dice William Faulkner? Dice una cosa, questa cosa, che poi è dato di partenza. Di solito tutto inizia con un personaggio. E una volta che si alza in piedi e inizia a muoversi, non resta altro da fare che andargli dietro con carta e penna, cercando di tenere il suo passo quanto basta per annotare quello che dice e che fa. Questa frase di Faulkner, io per quanto mi riguarda, ci credo ciecamente. Cioè, noi crediamo erroneamente che siamo noi a cercare storie. E che siamo noi a cercare i personaggi. In realtà è il contrario, cioè sono le storie che ci vengono a trovare e ci vengono a trovare anche nella maniera più strana, più imprevedibile, non solo, ma sono i personaggi che ci vengono a cercare, come dice un po' Pirandello, no? Sono loro che vengono a chiedere di essere raccontati. E naturalmente noi dove li incontriamo questi personaggi? Li incontriamo nelle forme e nelle maniere più casuali. Andando a fare la spesa, stando in un treno, viaggiando, insomma, i personaggi arrivano. Per cui uno che vuole scrivere una storia deve fare questo, deve mettersi sulla sponda di un fiume, all'incrocio di una strada, su un marciapiede e aspettare perché da lì passeranno i personaggi. Fatta questa introduzione, visto che siamo in un laboratorio, io vi faccio vedere come, in che maniera, proprio concretamente, i personaggi sono venuti a cercarmi e, nel caso mio, mi hanno chiesto di essere raccontati. Vi chiedo perdono in anticipo se vi farò vedere la copertina di un mio libro, ma c'è una ragione specifica per questo. Allora, nel 2017 io volevo raccontare una storia che raccontasse, che insomma narrasse l'Italia industriale, il boom economico, che secondo me è un periodo tra i più belli della storia italiana. Perché sono i più belli? Perché è il periodo in cui tutti, anche quelli che erano più umili, sono vissuti meglio di come vivevano prima, cioè c'è stato un benessere diffuso, democratico. Io volevo raccontare quell'Italia lì e cercavo i personaggi per raccontare quell'Italia. Cercavo, o comunque ero, perché non ha importanza cosa devi raccontare, ma attraverso quali personaggi dovrai raccontare quello che vuoi raccontare. Cercando questi personaggi, per caso, la mia, insomma, rovistando in qualche cartelletta, io di solito quando trovo qualcosa che mi interessa, che mi incuriosisce, la taglio e la conservo. Allora vado a trovare una fotografia che avevo trovato, cercato molti anni prima, molti, molti anni prima, e che avevo conservato in una cartelletta. Vi mostro la fotografia, quindi
guardatela, questa è una fotografia scattata a Milano, in Via Larga, vi faccio vedere col mouse, c'è il Duomo di Milano, questo è il Duomo di Milano, una famiglia sulla Vespa, la foto è degli anni 60, io l'avevo trovata, cioè l'avevo vista su Corriere della Sera in un articolo che raccontava l'Italia degli anni 60, quindi è esattamente la fotografia del periodo in cui volevo ambientare la mia storia. Perché mi ha colpito questa fotografia? Beh, mi ha colpito perché secondo me la fotografia è già di suo un romanzo. Uno si domanda, ma questa famiglia da dove sta venendo? E dove sta andando? Cioè, la fotografia mi raccontava un pezzo della loro esistenza, ma che però era un nucleo, un segmento, insomma, era un'immagine, un fotogramma che poteva essere assolutamente ampliato. Capire da dove venissero e dove stessero andando è già un racconto, è già un libro. Ma ci sono altri particolari che dentro questa fotografia che mi hanno permesso di capire e soprattutto anche di affezionarmi a questa famiglia, perché a un certo punto, dopo averla trovata, mi sono detto, ma è inutile che io cerchi i personaggi. Io faccio diventare queste quattro persone i personaggi del mio libro. Per cui io ho preso queste quattro persone, mamma, papà, figlio, figlia, io immagino che questa sia una figlia, e li faccio diventare personaggi della mia storia. Io non so nulla di loro, non sapevo nulla di loro, non so chi siano, non so chi, da dove venissero, ho immaginato, guardando questa foto, ed è lì che nasce il lavoro, no? Proprio il lavoro laboratoriale. Anche perché, per esempio, una cosa che mi ha incuriosito è questa. I fiori che sono dentro, vedete qui, ve li sto indicando con la freccia, i fiori nel portapacchi. Quindi questa Vespa non soltanto porta a bordo quattro persone in una pericolosissima avventura, perché insomma basta pochissimo e lì si cade, no? Non hanno protezioni, non hanno casco. Oggi è una scena che non potremmo assolutamente vedere in una nostra città, sarebbero a rischio di multa, no? Sarebbero messi in galera. Ma c'era anche un mazzo di fiori qui, guardate, ed è quello che mi ha incuriosito, il mazzo di fiori. Ma cosa, dove stanno andando? Perché questo mazzo di fiori? Tant'è vero che il libro comincia esattamente così. I fiori nel portapacchi, papà li aveva regalati a mamma una mattina, una domenica di aprile. Io ho immaginato che i fiori fossero, come dire, ecco, questa è la copertina del libro. Il libro degli anni del nostro incanto, il grafico ha dovuto tagliare i fiori qui a destra perché bisognava invece far vedere le guglie del Duomo e quindi era necessario, come dire, caratterizzare geograficamente questa foto. Siamo a Milano perché ce lo dicono le guglie del Duomo, però si è sacrificata ovviamente i fiori nel portapacchi. Torniamo alla foto da cui è nata il libro, che è questa. Ho cominciato a osservare, a dire, ma insomma, allora, vi faccio vedere quali sono stati gli elementi che mi hanno fatto capire, ma insomma, mi hanno fatto intuire la storia di questi personaggi, che cosa fossero, da dove venissero fuori e quale fosse la loro profondità. Allora, innanzitutto, osservate la distanza che c'è tra ginocchia e caviglia della donna, ve lo sto indicando col mouse, ginocchia e caviglia dell'uomo. Io, se voi prendete il centimetro come ho fatto io, vi accorgete subito che lei ha le gambe più lunghe dell'uomo, quindi è più alta. Essendo più alta, questo è un indizio che ci dichiara, che mi ha fatto capire una cosa. Lei è una donna nata nel nord Italia. Lui è un uomo più basso di lei che è nato nel sud Italia. È un'intuizione, mi sarò sbagliato, però sta di fatto che le gambe lunghe ce le ha lei, non ce le ha lui. Oltretutto lui, se osservate, ha una carnagione piuttosto scura, quindi questo mi confermava che fosse un meridionale.
Milano negli anni 60 era piena di emigranti meridionali che venivano qui per trovare lavoro e che poi diventando operai, diventando insomma impiegandosi da qualche parte, ci rimanevano, si sposavano, mettevano al mondo figli, formavano le famiglie. E questo è il primo dato. Lui è meridionale, lei è del nord. Ma non basta. Di quale nord? Regione Piemonte, regione Lombardia, regione Veneto? Dovevo scegliere. Statisticamente, negli anni 60, quando un meridionale si sposava con una donna del nord, solitamente, questa è un'indagine sociologica, antropologica, solitamente si sposava con una veneta. Per cui io mi sono detto, questa donna, che peraltro è una donna molto bella, è una donna veneta, sarà venuta a Milano a lavorare, ma lei è nata in Veneto. Andiamo avanti in questo discorso. Poi naturalmente, ripeto, le vostre osservazioni, le vostre domande, fatemene quante ne volete, perché secondo me questo è un discorso che vi potrebbe stimolare. Perché è così che è nato il romanzo. Cerchiamo di capire un'altra cosa. Che tipo di giorno è? Secondo me, mi sono detto, è un giorno di festa. Perché sono vestiti con abiti dalla festa, di festa. Può essere domenica. Quella è un'Italia ancora dove ci si vestiva con gli abiti della domenica e con gli abiti dei giorni feriali. Qui si vede chiaramente che sono vestiti con abiti a festa. Secondo me è la domenica. Domenica è un giorno di festa, anche perché hanno il mazzo di fiori. Forse stanno andando a festeggiare qualcosa. Ma domenica di che stagione? Estate, inverno, primavera, autunno? Non può essere inverno, perché d'inverno a Milano non puoi andare in giacca e pullover sulla Vespa, fa freddo. Non può essere nemmeno estate. È o autunno o inverno, o autunno o primavera. Beh, l'autunno, guardate questo vestito è un vestito piuttosto chiaro, è un vestito di lana ma è chiaro. Ora, un uomo in autunno a Milano non veste un abito di stoffa piuttosto chiara, veste un abito piuttosto scuro, veste di blu, veste di grigio, Milano è questa. Allora sarà primavera, ho pensato, sarà primavera. Ma primavera quando? Giugno o aprile? Beh, il fatto che questi personaggi abbiano un golfino di lana, secondo me non è giugno, non può essere giugno, sarà sicuramente primavera, l'inizio della primavera, potrebbe essere anche Pasqua, insomma una domenica di marzo, una domenica di aprile, non di più, perché già a maggio a Milano inizia a far caldo, quindi non porti questi pullover. Andiamo avanti in questo discorso, quindi ho stabilito lui meridionale, lei del nord, è un giorno di festa, è domenica, domenica di primavera, ma di inizio primavera. Guardate il piede di quest'uomo. Quest'uomo porta il piede fuori dalla scocca. Beh, questo particolare mi ha fatto capire una cosa, che lui non è una persona che obbedisce alle regole. Se avesse obbedito alle regole, se fosse una persona che obbedisce alle regole, porterebbe il piede dritto nella scocca. Quel piede messo così a me ha dato la sensazione di essere un piede di una persona un po' spaccona, una persona un po' esuberante. Quello è il piede di una persona esuberante, quello è il piede di una persona che insomma viaggia sulla Vespa, ma si sente un dio sulla Vespa, no? Si sente un eroe invincibile. Allora quel piede mi ha rivelato, mi ha aiutato a capire il carattere di questo personaggio, di quest'uomo. Beh, quello è un uomo un po' così, no? È un uomo che comanda, no? È un uomo che è lui che sta guidando, è lui che indica la strada, serioso, non è, insomma, non ride, non scherza, e vuole, però è anche esuberante, spaccone, ci tiene a far bella figura, insomma, quel piede mi ha indicato questi particolari. Ripeto, poi posso essermi anche sbagliato, però io ci ho ragionato così. È così che è costruito questo personaggio.
Un altro particolare ancora di questa fotografia. Guardate il celofan. Il sellino della Vespa, ve lo sto indicando col mouse, il sellino della Vespa è ricoperto di celofan. Ora, cosa significa questo celofan? Perché ha il celofan? Di solito il celofan lo si teneva, lo si tiene ancora, ma insomma oggi nessuno più lo tiene, però lo si teneva quando una certa cosa non si doveva rovinare. Cioè quel celofan mi sta a indicare che questa famiglia ha dovuto fare molti sacrifici per comprare quella Vespa e usandola fa di tutto per non rovinarla, per non guastarla. La Vespa, cioè il sellino, non si deve consumare, non si deve rovinare. Quel celofan mi ha rivelato, la situazione finanziaria. Non è una famiglia ricca. Se fosse una famiglia ricca avrebbe comprato la 500, perché chiaramente è molto più comoda negli anni 60 viaggiare in 500 che viaggiare su una Vespa. Non è una famiglia ricca, è una famiglia che sta bene, benestante, ma non guadagnano tanti soldi. Infatti lui fa l'operaio. Io credo che lui sia venuto a Milano dal Meridione per far l'operaio e abbiano comprato quella Vespa a cambiali con sacrifici e dunque non si deve rovinare. Il sellino deve conservarsi quanto più a lungo possibile intatto. Ancora un particolare. Guardate i capelli di questa donna. Ripeto, lei è una bella donna. Lei avrà 25 anni, 26 anni, con due figli. Guardate i capelli di questa donna, bellissima. Si è pettinata con una pettinatura che si chiama toupet. Io mi sono informato, ho fatto delle indagini anche su questo. Si chiama toupet. È una pettinatura un po' alla, tipica delle cantanti degli anni 60, no? Insomma, un po' somiglia a Mina. Mina si spesso compariva in TV con pettinature di questo tipo. Una pettinatura ambiziosa. Però quello che mi ha colpito sono queste ciocche di capelli. Guardate, sia qui col mouse, sia dietro, ci sono delle ciocche di capelli che sfuggono alle forcine. Cioè, non sono tenute bene dalle forcine. Questo particolare mi ha colpito. Che ragionamento ho fatto dietro questo particolare? Perché questi capelli sfuggono alle forcine? Perché non sono ordinati in testa? Ci possono essere diversi motivi. C'è vento? No. A Milano è una città senza vento. Di solito non c'è vento. Secondo motivo, perché vanno veloci sulla Vespa? Non credo. Non possono andare veloci perché la Vespa c'ha già a bordo quattro persone e soprattutto lei, la donna, ci sta a bordo con un modo di essere seduta che è un po' pericoloso. Insomma, se la Vespa sbanda, lei cade a terra. Si fa male lei, si fa male anche il bambino, la bambina che ha in braccio. Quindi non vanno veloci. Allora perché i capelli sfuggono alle forcine? Mi sono fatto questo ragionamento. Probabilmente lei ha dovuto pettinarsi di fretta e pettinandosi di fretta non ha potuto acconciarsi perfettamente i capelli. Perché si è pettinata di fretta? È domenica mattina, è un giorno di festa. Cioè chi la stava inseguendo? Chi le andava dietro? Poteva prendersi i tempi che voleva? No, perché sicuramente quel mattino di domenica un uomo di questo tipo che ha il piede messo così fuori dalla scocca, col carattere che si ritrova, meridionale, spaccone, esuberante, quel mattino cosa avrà fatto quest'uomo? Beh, come tutte le mattine, questa signora avrà dovuto lavare e vestire la bimba che ha in braccio, lavare e vestire il bimbo che ha davanti. Poi c'è il marito, che è un personaggio con quel carattere là, con questo piede così. Il marito le avrà messo fretta
dicendole non trovo i calzini, non trovo la camicia, non trovo la cintura, non trovo i calzoni, dov'è, sbrigati, è tardi, guarda che mi fai fare tardi. Insomma, l'avrà stressata. Lei si è dovuta preparare in ultimo, ha dovuto prepararsi, ha scelto una conciatura ambiziosa, il tupè, ma ha dovuto pettinarsi molto in fretta. Allora mi sono domandato, che mestiere può fare questa donna? Una donna che appartiene a una famiglia non particolarmente ricca, perché altrimenti non avrebbe avuto il cellophane sul sellino. Allora ho pensato, questa donna secondo me può fare di mestiere la parrucchiera, perché sceglie una pettinatura ambiziosa e anche molto elaborata, però naturalmente si pettina di fretta. Lui è un operaio meridionale che è arrivato a Milano, che ha incontrato questa donna veneta, dove si sono incontrati, io poi lo racconto nel romanzo, si sono incontrati in una balera, mentre sta suonando l'orchestrina, mentre l'orchestrina suona laggiù nell'Arizona e loro ballano. E lei è una donna veneta, arrivata a Milano e fa la parrucchiera. Si sono sposati da qualche parte, hanno avuto due figli, abiteranno da qualche parte. E da dove loro abitano stanno venendo. Che cosa aggiungo osservando questa foto? Questa foto ha sullo sfondo Piazza Fontana. Ora, voi siete studenti di liceo, almeno una volta all'anno sentite nominare, quando arriva il 12 dicembre, la strage di Piazza Fontana. Questa è la piazza dove il 12 dicembre del 1969, quindi dopo che il fotografo ha scattato questa foto di prima, è accaduta la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura, la strage di Piazza Fontana, una strage drammatica dove sono morte molte persone e soprattutto una strage che ha un valore simbolico. Perché questa strage ha un valore simbolico? Perché questa strage fa finire un'epoca, fa terminare l'epoca dell'innocenza. L'epoca di questa famiglia sulla Vespa, l'epoca cioè in cui una famiglia italiana che viveva a Milano e che non era ricca, ma che comunque aveva uno stipendio d'operaio e un lavoro da parrucchiera, poteva aspirare a stare meglio, poteva, come dire, avere la, non dico la certezza, ma insomma la speranza del domani, no? Di una vita migliore, una vita dove, che cosa si fa? No, voglio dire, quello che è accaduto nell'Italia degli anni 60, acquisti il televisore, acquisti la lavatrice, acquisti il frigorifero e poi acquisti la Vespa e poi dopo un po' acquisti la 500, cioè continui in questo, come dire, in questa logica dei consumi, no? Ma anche la logica della società di massa, cioè non ci meraviglieremmo se questa famiglia un domani dovesse andare in vacanza a Rimini. Non ci meraviglieremmo se questa famiglia seguisse, che ne so, Lascia raddoppia per televisione, Canzonissima il 6 di gennaio, insomma, il varietà, i film, cioè seguisse i programmi televisivi, avesse un frigorifero, avesse una lavatrice. Come è cambiata la vita delle famiglie italiane, delle donne italiane, quando negli anni 60 tutte hanno potuto comprare la lavatrice, il ferro da stiro. No, insomma, sono questi oggetti, no? Ecco, noi immaginiamo questa famiglia, che è una famiglia tipica nell'Italia degli anni 60, composta in questo modo, fatta in questo modo. Vedete che con tutti, però questo incanto, che è l'incanto di questa famiglia, il romanzo si intitola infatti Gli anni del nostro incanto, diciamo, l'incanto di questa famiglia, che è l'incanto di quella Italia, si interrompe improvvisamente il 12 dicembre 1969, quando in questa piazza scoppia la bomba di Piazza Fontana, la bomba. Quell'attentato, che è un attentato di cui non si è saputo mai, ovviamente, chi è il mandante, chi sono i mandanti, però è un attentato che ha diviso
un'epoca, ha fatto morire un'epoca, gli anni 60, gli anni dell'incanto, e poi ha fatto cominciare gli anni 70, che noi ricordiamo nella storia nazionale come altri anni, gli anni del terrorismo, gli anni della lotta armata, gli anni delle stragi, gli anni della contestazione. Insomma, un'altra epoca. Questa famiglia sta attraversando una strada di Milano e sta viaggiando dentro questa epoca, dentro l'epoca dell'incanto, andando incontro agli anni, poi agli anni di piombo. Gli anni 70 sono ricordati come gli anni di piombo. Voglio aggiungere un ultimo particolare, e poi, se volete, dialoghiamo eventualmente, insomma, ecco. Io, quando il libro è uscito nel 2017, ho girato tantissimo in Italia per trovare, cioè per presentarlo. Ho fatto 250 presentazioni, tante. E non vi nascondo che ogni volta che io giravo, speravo che in qualche libreria, in qualche, prima del Covid ovviamente, qualche libreria, in qualche biblioteca, uscisse fuori qualcuno con la mano alzata che dicesse: guarda, io sono questa persona qui, questa persona nella fotografia sono io, o è mio padre, o è mio nonno. Quindi io speravo di intercettare questa famiglia, perché sicuramente questa famiglia a Milano, vedendo l'età delle persone, oggi avrebbero 80 anni, i due genitori, e i figli avrebbero più o meno 50, 55, 56 anni, lui, lei probabilmente un po' di meno. Non sono riuscito mai a trovare la persona che, insomma, queste persone qui. Due anni fa, pochissimi giorni prima della pandemia, ricevo sui social una, attraverso i social, ricevo un messaggio da un contatto che non era mio amico, e questa persona mi chiede: ma lei questa fotografia la possiede? Io gli rispondo: no, non la possiedo, perché la casa editrice l'ha dovuta comprare all'archivio del Corriere della Sera, alla fondazione del Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera possiede questa foto e l'ha fatta scattare a un suo fotografo, a un suo fotoreporter. Perché mi fai questa domanda? E questa persona, che ha una trentina d'anni, mi dice: perché le due persone sulla Vespa sono i miei nonni. Allora lì entro in un discorso che... Allora, gli ho chiesto: come mai sono i tuoi nonni? Raccontami la storia. Da dove venite? Da dove stavano andando? Da dove... Insomma, gli chiedo di raccontarmi la storia. Io non parlo con questo bimbo, che ora ha 56 anni, parlo con questa signora che ora ha 74 anni, e io la cosa particolare è che i personaggi del mio libro sono diventate le persone vere, cioè la cosa particolare è che da una fotografia di una famiglia vera è nata una storia inventata. Dalla storia inventata, dal romanzo, loro mi hanno intercettato perché hanno visto la copertina di questo romanzo e si sono riconosciuti dentro questa copertina, poi hanno anche letto il libro. Dalla storia inventata di questo libro siamo tornati alla realtà, alla vita vera. Quando ho parlato con la signora, con questa donna, lei mi ha detto, ci siamo parlati al telefono, ha detto se avevano mai avuto la possibilità di, chiedo scusa, di... Lei mi ha detto: guardi, posso farle una domanda? Io ho detto: signora, mi dica, ma lei come ha fatto a scoprire che io sono veneta? Quindi questa donna è veneta. E poi mi ha detto: come ha fatto a scoprire che mio marito... La verità è che dopo questa foto, questa famiglia si è lasciata, si è spaccata, si sono separati. Evidentemente, non so, dissapori, ora non conosco la storia. Però mi ha detto: come ha fatto a scoprire che mio marito aveva un bel caratterino? E io anche lì ho detto: guarda che strano. Tutti quanti i ragionamenti che mi hanno fatto intorno a questi personaggi in realtà sono veri. Io le ho detto: signora, mi scusi, le faccio io adesso una domanda.
dove stavate andando quel giorno? E lei mi ha detto, stavamo andando dal pediatra, perché questo bimbo, io penso che sia, che fosse una bimba, invece nella storia vera questo è un bimbo, aveva dei problemi di salute. Allora ho chiesto come mai avevate il mazzo di fiori nella vespa. E lei mi ha detto perché saremmo passati dopo a trovare mia mamma. Poi mi ha detto un'altra cosa, ascolti. Io ho detto, mi scusi, lei che mestiere ha fatto? Mio marito era meridionale, quindi era giusto quello che avevo pensato. Lui meridionale, lei veneta. Il marito operaio, e ci siamo anche qui. E lei, ho detto, senta signora, io ho fatto che, insomma, il personaggio di lei era parrucchiera. Lei ha detto, no, tutta la vita io ho fatto di mestiere la cassiera di un supermercato. Però da ragazza, quando abitavo in Veneto, avevo frequentato un corso per parrucchiere perché io volevo fare la parrucchiera. E ancora una volta, vedete, senza sapere come, quando e perché, certi particolari, certi indizi mi hanno portato sulle tracce di questa storia, cioè sulle tracce di questa vicenda particolare qua, insomma. Per cui che l'uomo fosse meridionale, che avesse un bel carattere, che fosse operaio, che lei fosse veneta, che avesse voluto fare la parrucchiera, sono tutti quanti indizi che poi dimostrano una determinata cosa. Voglio aggiungere ancora un'altra cosa, se posso. Questa storia, la vicenda di questa storia, perché poi quando tu costruisci un personaggio devi anche dare a questo personaggio una profondità, cioè io non devo soltanto raccontare la storia di queste quattro sagome, io devo dare a queste quattro figure un'anima, un pensiero, un modo di vivere, una prospettiva. La donna, questa signora, nel romanzo perde la memoria. Non ricorda più nulla, improvvisamente. E la figlia, io continuo a dire che è una bimba perché nel romanzo questa persona qui è una bimba. La bimba la ricovera in un ospedale. I medici non sanno capire che cosa sia accaduto in questa donna. L'unica cosa che riescono a capire è che questa donna, quando guarda la foto, questa foto, la foto della loro famiglia, della sua famiglia sulla vespa, si rianima. E dicono alla bimba, che non è bimba ma è una ragazza di 20 anni, ormai sono passati 20 anni, il romanzo si ambienta durante i giorni in cui siamo nell'estate del 82 e l'Italia sta vincendo i mondiali di calcio di Spagna, no? Dicono alla figlia, c'è un solo modo per poter sperare di recuperare la memoria di tua mamma, è quella di raccontarle la storia che ha vissuto attraverso questa foto. Una delle domande che più mi hanno rivolto in questi anni nel presentare il libro è: perché hai fatto raccontare la storia a questa bimba? La storia la racconta questa bimba quando ha 20 anni. Perché non al marito? Perché non al bimbo, cioè al fratello? Allora, qui c'è una risposta che ha a che fare con la psicologia. E la risposta è questa. C'è una differenza notevole tra lo sguardo maschile e lo sguardo femminile. Un uomo, quando guarda una cosa, quando guarda questa foto, che cosa fa? Guarda l'insieme di questa foto. Una donna, se guarda questa foto, ha la capacità di essere molto puntigliosa, cioè guarda i particolari, guarda i dettagli. Se l'operazione di far risvegliare nella mamma la memoria avesse dovuto farla il marito o il fratello di chi racconta, di questa ragazza, essendo maschi, avrebbero raccontato in maniera molto sommaria. Quel giorno voi stavate andando a festeggiare 10 anni di matrimonio al Bar Motta in Piazza Duomo.
Per questo avevate i fiori nel portapacchi. Invece bisognava che a raccontare fosse una donna che avesse uno sguardo puntiglioso, preciso, acuto. Le donne hanno questo tipo di sguardo. Allora io non potevo non far raccontare questa storia a questa bimba, che non è bimba ma che è ragazza di 30 anni. Che cosa ho fatto? Qual è stato lo sforzo che ho fatto? Lo sforzo che ho fatto è stato quello di dovermi immedesimare dentro questo personaggio femminile. Io non sono una donna, non guardo il mondo con gli occhi di una donna, guardo il mondo con gli occhi di un uomo. Eppure, ho cercato di immedesimarmi in quello sguardo lì. Come guarderebbe questa storia? Come guarderebbe questa fotografia? Come guarderebbe l'Italia degli anni 60? La loro Italia, la loro famiglia, una donna anziché un uomo. Ecco, una donna è capace di dire, mamma, guarda, la fibbia della borsa, il cinturino dell'orologio, i lacci delle scarpe di papà, il vestito di papà. Un uomo a queste cose non le guarda, è molto sommario. Ecco. Allora, la costruzione di un personaggio, come vedete, io vi confermo le parole di Faulkner, tutto sta nel trovare un personaggio, o se lui ti viene a cercare, nel seguirlo con carta e penna e prendere appunti. Cosa sta facendo? Cosa sta dicendo? Come si comporta? Come agisce? Come si muove? Quando si scrive una storia, non bisogna dire che un personaggio è arrabbiato. Bisogna far capire al lettore che questo personaggio è arrabbiato facendo vivere il personaggio. Cioè, raccontare è come se fosse un cinema, una macchina da presa. Tu stai guardando qualcuno che si muove, che parla, che compie delle azioni, che fa delle cose. E attraverso le cose che fa, il lettore capisce se è arrabbiato, se è malinconico, se è triste, se è allegro. Capisce il carattere. Questa scarpa messa, questo piede messo così, mi ha fatto capire il carattere che ha. Io non avevo altri indizi per capire quest'uomo che carattere avesse, anche perché lui è fermo su un sellino di una Vespa e sta guidando. Ma quel particolare qui fa capire il carattere che ha, la maniera di fare, la maniera di agire. E insomma, quel carattere lì ti porta dentro come dire, l'identità di quest'uomo. Non so se mi sono riuscito a far capire, insomma, ma quando uno deve scrivere, deve guardare tutti questi particolari, tutte queste minuzie del personaggio che si trova davanti, del personaggio che ti viene a cercare o che tu vai a cercare. Ma non potresti raccontare una storia, non puoi raccontare nessuna storia se non c'è il personaggio. Vi voglio fare un ultimo esempio. Quando Collodi racconta di Pinocchio, Collodi non poteva raccontare di un burattino di legno, ha dovuto costruire, cioè ha dovuto far sì che un uomo, un falegname, costruisse un burattino di legno e quel burattino di legno ha cominciato a muoversi autonomamente ed è cominciata la storia. Fin tanto che quel pezzo di legno non fosse diventato un burattino, non ci sarebbe stata storia, cioè il racconto. Il racconto comincia quando il pezzo di legno diventa burattino e il burattino si muove, autonomo, compie gesti, parla, fa delle cose, fa anche delle marachelle, che poi naturalmente è la storia di Pinocchio. Ecco, allora lì sta la chiave di lettura. Non bisogna dire quello che un personaggio è, bisogna farlo vedere, bisogna mostrarlo per quello che fa, per quello che dice. Io mi fermerei qui, sono le 6:10, così diamo tempo anche alla... Tolgo la condivisione e torno, ecco qua, e torno da voi. Adesso sono a vostra disposizione, potete chiedermi quello che volete e io vi rispondo per quello che... tutto quello che volete, tutte le vostre osservazioni, insomma, ecco. Ecco, come sempre, o scrivete in chat o se volete alzare la mano.
Ah, mi scrive Michela, salve professor Lupo, le porte gli affettuosi saluti di Loretta Giudice. Grazie. Loretta Giudice era una mia compagna d'università, ci siamo laureati insieme, quindi abbiamo la stessa, abbiamo un percorso comune. Salutala anche tu. Adesso non so chi, come si chiama la persona che mi ha scritto. Ah, sì, Michaela Silì. Salutala anche tu tantissimo a Loretta Giudice. D'accordo? Vedo che c'è Sania per una domanda. Sì. Salve a tutti, buonasera. Allora, innanzitutto grazie mille per questa intensa lezione, perché è stato davvero molto molto affascinante, perché partendo da una foto che magari può sembrare banale, alla fine viene fuori un discorso così ampio e veramente intenso. E in realtà volevo chiedervi una cosa proprio su, appunto, la stesura di un personaggio, la nascita di esso, e volevo chiedervi: vi è mai capitato magari nei vostri racconti, nei vostri scritti, in quello che scrivete e nella vostra vita, di trovare dei personaggi non da una foto, ma magari da un'esperienza vissuta all'interno di un vostro giorno o da qualche parte, e che vi ha in un certo senso davvero interessato? E poi vorrei chiedervi se nel raccontare la storia dovremmo raccontare i personaggi o essere i personaggi, quindi in un certo senso diventare proprio essi. E se sono i personaggi, la prima frase mi ha molto colpito, cioè tutto inizia con un personaggio che quando si alza bisogna inseguirlo, e quindi è in un certo senso il personaggio a fare la storia o la storia a fare il personaggio? Qual è quello che deve venire prima? È la storia o il personaggio in sé per sé? Allora, il personaggio ti porta nella storia. Io non avrei potuto raccontare la storia degli anni che raccontano gli anni del nostro incanto se non avessi trovato queste quattro persone sulla Vespa. Probabilmente avrei scritto un romanzo su quell'Italia, ma avrei scritto un'altra storia. Cioè, sono loro che mi hanno suggerito indirettamente la storia che io dovevo scrivere. Lui con quel carattere, lei con quella maniera sua, la bimba, il bimbo, chiaro. Poi uno, se voi leggerete quel libro, vi capirete perché vi dico così. Ma sono sicurissimo di questo. Non sarebbe stata la storia che ho raccontato avendo avuto altri personaggi. Quindi ci sono personaggi, cioè quella storia esiste perché esistono quei personaggi. Tu non puoi mettere in una storia, scambiarla con altri personaggi. Quel personaggio genera quella storia. Ma questo è la letteratura mondiale. Non puoi immaginare l'Odissea se non sul personaggio di Ulisse. Chiaro? Se tu trovi un altro personaggio che ha un carattere diverso, che magari è timoroso, è pauroso, è, si vuole nascondere, non nasce l'Odissea, nasce un'altra opera. Ti ho fatto l'esempio più alto, Poi un'altra cosa che mi hai chiesto era, quindi questi sono Vi avevo chiesto se nella stesura di una storia. Ah, se ho trovato personaggi in fotografia o anche altrove. No, in realtà questo è capitato attraverso una fotografia, ma in altri libri, ho scritto molti libri, ho scritto 10 libri, in altri libri a me è capitato di incontrare personaggi al supermercato, su un treno, su un tram, cioè ovunque. I personaggi ti vengono a cercare o tu li trovi un po' ovunque, per caso. Per cui praticamente non c'è una regola. Io ho raccontato la storia di questa fotografia perché è una storia che posso raccontare, in questo caso, a 80 persone, perché è una fotografia. Vi assicuro che i personaggi sovrabbondano, cioè li trovi ovunque, per strada, ovunque, ovunque, E già ovunque ci avevate in sia la. mente una sorta di storia prima di trovare quel personaggio? No, no, no. Tu puoi avere in mente l'ambientazione, cioè io ti ho detto, voglio raccontare una storia, insomma, una storia ambientata nell'Italia degli anni 60, ok? Perché mi piace come periodo, ma non ho in mente la storia. La storia mi viene con quei personaggi là. Cioè, io non posso mettere l'abito
su una sagoma che non è quella del personaggio. Hai capito? Sì. C'è qualcosa di unico, ecco, è un appuntamento unico al mondo. Quel personaggio, quella storia. Basta. Quindi diciamo che nasce tutto da un'osservazione della vita, di quel qualcosa. No, l'osservazione della vita nasce anche dalle letture. Attenzione, la letteratura si nutre di letteratura, cioè nasce dalle letture. Se io ti dicessi, vorrei raccontare la storia di un papà che voleva un figlio ma non ce l'ha, e siccome faceva di mestiere il falegname, si è preso un pezzo di legno e ha fatto un burattino. Tu mi dici, ma guarda che l'hanno già raccontata, perché la racconti? Ecco, questo leggere è utile perché, a parte perché ti fa maturare, ma è anche utile per capire che cosa non devo raccontare. Ok, grazie mille. Isabella Moltrasio, giusto? Sì, buonasera. Grazie per la lezione, anche io ho trovato la storia della foto molto interessante, ma mi chiedevo, che ho un problema che ho soprattutto quando devo scrivere racconti brevi come per il concorso in questione, come si fa a creare anche solo in poche righe un'empatia con quel personaggio che faccia poi vedere tutti i dettagli che hai elencato prima, tutto il carattere, il modo di ridere, il modo di acconciare i capelli. Come si fa a creare in un piccolo spazio un'empatia e un personaggio così grande e ampio? Sì, ho capito. Guarda, se riesco ti rispondo avendo davanti una cosa, vediamo se riesco a trovarla. Se riuscissi a trovarla sarebbe utile, perché no, forse non la trovo, quindi niente. Allora, come fai? Beh, quando racconti, i tempi del racconto sono diversi dai tempi di un romanzo. Un romanzo ha più spazio, proprio questione di fisicamente hai più spazio, hai più pagine. Quindi puoi diluire nelle pagine determinate cose che racconti. In un racconto, che sia di una pagina o che sia di 7 pagine, comunque hai meno spazio. Tu conosci le regole dell'atletica leggera, no? La 100 metri è diversa dalla maratona, il ritmo è diverso. Ecco, scrivere un racconto è come fare la 100 metri, cioè devi dare nello sprint, capito? In uno sprint che dura 10 secondi devi dare tutto, quindi breve, intenso, ritmo. Possibilmente dicendo, non dico tutto, ma tante cose che devono servire al lettore a far appassionare a quella storia, a quel personaggio lì. Un romanzo è una maratona, più o meno, 10.000 metri, che ne so, 10.000 metri, 10 chilometri, 40 chilometri, ma è uno spazio più dilatato. Lì puoi giocare sui tempi di attesa, sulla lentezza, no? Puoi raccontare una storia anche più lunga. Non a caso, le storie che si possono raccontare in un romanzo non è detto che si possano raccontare in un racconto, e viceversa. Quindi è un discorso molto, molto così. Ecco, quando scrivi un racconto devi avere la capacità, proprio è un'altra formazione mentale, no? È come allenarsi per la 100 metri, no? Sì, allenarsi per la maratona. Un racconto è la 100 metri, che ha delle sue regole particolari e non puoi affrontare la 100 metri con il ritmo di una maratona. Arrivi ultimo, ovvio, no? Capito? Devi affrontarla devi sparare subito le cartucce per entrare subito in argomento, non devi perdere tempo, non ti devi... Quello che cercavo era una cosa che... di quella fotografia io avevo scritto un racconto in 800 parole, 800... 800 100 caratteri per il Corriere della Sera. Cioè quel romanzo era nato da un raccontino brevissimo sul Corriere della Sera, dove, che si chiamava Tutto in una foto, e dove io raccontavo in 800 caratteri quella stessa cosa lì. Però non l'ho trovata e quindi non saprei come farvela vedere, insomma, ecco. Mi hai capito? Sì, grazie. Dimmi, ci sono altre cose?
Lorenzo. Sì, appunto, volevo chiederle se nella sua esperienza personale, appunto, i personaggi delle sue storie, li ha, cioè, appunto, appena li ha visti, ha detto, ecco, appunto, questo è il mio personaggio, è quello su cui scriverò, o comunque si è immaginato subito di doverci scrivere riguardo. Oppure se poi riflettendo, magari buttando giù idee per il racconto, eccetera, ha ripensato magari a Ok, allora quell'incontro. ascoltami un attimo, Lorenzo, ho trovato quello che cercavo per Isabella Mostrasio, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere, eccolo qui, dovreste vederlo ora. Questo è il racconto che uscì sul Corriere della Sera il 2 giugno del 2013. Vedi, un romanzo di 100 parole, i fiori infilati nel portapacchi, papà li aveva regalati a mamma un mattino di aprile, aveva appena smesso di piovere ma le strade erano asciutte. Tanto che nella foto dove ci siamo tutti non si vede una pozzanghere. Io sono quello, qui è ancora lui che racconta, non è ancora la ragazza, poi l'ho modificato. Io sono quello che mia madre stringe al petto. Ero nato da un anno, ridevo come un angelo al vento della lambretta, in realtà non è una lambretta, è una vespa, e l'aria mi entrava in bocca. Poi qualcosa ha cancellato la sua memoria. I dottori non sanno spiegarselo. Ma solo con la foto sotto gli occhi, mamma ricomincia a parlare. Dicono che quel pezzo di carta sia la Bibbia del tempo. Ecco, queste sono 800 battute. Tutto quello che ho raccontato nel romanzo, praticamente questo prima che scrivessi il romanzo, è stato condensato qui dentro. Mi avete capito? No? Lorenzo, rispondo a te. Come faccio a capire se un personaggio vale la pena raccontarlo oppure no? Perché quando io impatto un personaggio, che potrebbe essere un personaggio di una storia potenzialmente da raccontare, io non mi metto subito a scriverla, questa storia, ma aspetto. Aspetto anche molto tempo, anche anni. Nella testa è come noi abbiamo come dei cassetti, no? Come i file del computer, è una cassettiera, conservi delle cose. Ora, quello che tu conservi in testa è il tempo che ti dirà se vale la pena o no. Cioè, lì per lì magari ti può anche sembrare un personaggio giusto, una storia bella da raccontare. Poi però magari passa il tempo, Lorenzo, e ti accorgi che potrebbe anche non essere, non valer la pena, potrebbe anche non essere, non mi convince. Ecco, cioè i personaggi possono essere anche tanti. Quello che poi fa sì che un personaggio venga raccontato in un libro o no è la durata, no? È una lotta darwiniana, come Darwin, cioè i più forti resistono, i più deboli non ce la fanno. Quindi mi viene un'idea, mi viene un personaggio, perfetto, lo tengo in testa, in una cassettiera, aspetto. Facciamo passare, facciamo decantare il tempo, no? Facciamo passare il tempo, facciamo decantare l'idea. Poi verificheremo dopo se questo personaggio vale la pena che sia raccontato o no. Questo è uno strumento che io, cioè è un modo molto empirico, però questo ho visto che funziona. Le idee migliori sono quelle che resistono. Ecco, diciamo così. I personaggi migliori sono quelli che resistono. Se non ci sono altre domande. Io avrei un'ultima domanda, se è possibile. Vai. Vado velocissima, giuro che è l'ultima, perdonatemi. Volevo chiedervi, di solito, avendo poco spazio, si tende magari a presentare troppo i personaggi e meno a raccontarli. Quindi, come possiamo creare un equilibrio tra la presentazione, la descrizione e il loro racconto? Non li presentate, o cercate di evitare di presentarli spendendo molte parole. Fateli vivere i personaggi, cioè fateli muovere. I personaggi sono su un palcoscenico, no? Sono davanti a una cinepresa. Voi siete la cinepresa, cioè è lo scrittore che sta inseguendoli con la carta e con la penna, come dice Faulkner. Seguiteli, fateli muovere, fateli camminare, fateli parlare, fateli fare delle cose. E questo basta.
poi il lettore capisce. Cioè tu non mi devi dire se questo personaggio è alto o basso, se è vecchio, cioè che sia vecchio o giovane, io lo capisco da molte altre cose, capito? Puoi dire che è vecchio, va bene, d'accordo, però per esempio sui lati del carattere, no? Se una persona è buona, che mi importa che tu mi dici questo è un personaggio buono? No, no, me lo fai capire attraverso quello che fa o quello che dice. Tanto io che leggo lo capisco se è buono o no. Hai capito? Cioè dedica poco spazio alla descrizione, poca descrizione, qualche pennellata, due, tre cose, giusto quello che serve per caratterizzare, cioè serve per farmelo vedere davanti. Poi il resto lo racconti e attraverso il racconto io capisco questo chi è, chi non è, cosa fa, cosa pensa, che mestiere fa. Ok, grazie mille davvero. Il metodo di Sherlock Holmes, no? Osservazione. Guarda le unghie di una persona. Sherlock Holmes attraverso le unghie capiva che mestiere faceva, che cosa maneggiava, dove era stato. Perché quelli sono indizi. Indizi. E questo dà anche più mistero alla scrittura. Perché se tutto lo dici subito, lo metti lo spiattelli, io lettore non trovo gusto a continuare. Il gusto sta nell'andare a trovare, a scoprire cose del personaggio o di quella storia che tu non mi devi dire, il non detto, e che però poi è il sale, no? del racconto. Quindi diciamo che lo stesso racconto è tutto il personaggio, è tutta la storia. Sì, potrebbe essere tutto il personaggio, ma potrebbe anche essere anche non soltanto il personaggio. Però comunque tu mi chiedi come faccio a trovare l'equilibrio. Descrivi poco e racconta di più. Non descrivere, racconta, narra. Fai muovere il personaggio davanti a te. Fallo muovere, fallo camminare, fallo parlare, fargli fare delle cose. Grazie. Bene. Direi che possiamo chiudere, grazie davvero tantissimo perché sono sempre affascinanti le parole di Giuseppe Lupo e come le dice e come le racconta. Quindi un in bocca al lupo a tutti, siate curiosi, allenate gli occhi veramente a guardarvi intorno come ci ha suggerito per stendere il vostro racconto. Come sapete sul sito operaprima.info ci sono tutte le informazioni, c'è da compilare un form di iscrizione e poi il testo sarà da inviare entro il 20 marzo. Buona serata a tutti e grazie ancora.